Ciao, mi chiamo Luis e oggi farò una sfida di forza e condizione con Fedez. Ciao, mi chiamo Federico e farò una sfida di forza e condizionatori con Luis. Iniziamo. Puoi riprendere il cane che sta morendo fuori dal balcone? Ma lei è sempre così. E poi infatti! Cioè lui non ha le mutande, io sono molto forte, quindi abbiamo due rischi. Uno è che si vede una palla e il secondo è che qualcuno scorreggi nello sforzo. Vabbè, però posso fare una postilla io a questa sfida? Cioè è 10 volte più grosso di me, pesa 10 kg più di me, cioè è già impari questa sfida, è Davide contro Golia. Ragazzi, dobbiamo togliere tutto. Ma... lo sapevi, vi regalo una piccola curiosità. Se gridi durante lo sforzo hai più energia. È vero. È vero? È vero. È vero? Questo è l'angolo consigli di Federico, che ne darò a tanti altri. Vai Luis, ci penso io. Vabbè, aria sconsolata. Senti, dai, mi devo tutto subito, vai. Facciamo un link. 20, 40, 50, 60, allora sono 110. 10. Sì. 20, 40, 20, 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 100 sono. 100 kg. Questa è, inizia ora la sfida. 100 kg. Federico sta per sollevare 100 kg e la sfida inizio ora. Lascia, non mi toccare. Lascia, è sicuro, niente. Lasciami stare. Aiutami. Oh, forte. Forte. Perché? Sono sconfitto. Federico, questo è per te. Grazie. Ragazzi, l'insegnamento di questa cosa qua è che, vedete, dovete sempre provarci nella vita, anche quando perdete. Ah, era una morale interessante. Sì. Provateci ragazzi, buttateli. Perché se non ci provi hai già fallito. Lui lo dice con un enfasi. Sì, sono un comunicatore. Tanto morirò. Ci ho provato. Allora via. Spingi. Non ci ho tirato al Stavamo per riprendere la fine di Federico. Oh wow, è quasi piacevole. Aspetta, ma è un cane, Luis, che schifo, che schifo. Torna a essere normale. Io ho vinto la sfida numero uno, quella di forza in panca piana. 100 kg, una rep. Maronna, ti sei sistemato, Federico. We made it. Io mi allenerò così. Bravo. Dai, Luis. Ah, appena vomitato. Ah, sì. Wonderful time. La Mati sfortunatamente si è emozionata per tutto ciò che ha appena visto. E... no, basta, dai. Passati 40 secondi. Non recuperi così. Tanto tutti quelli di lui, tutti quelli di lui sono no rap. No, ma ti è appena sboccato. Un minuto e 33. Subito si sta levando la maglietta. È un chiaro segnale di autoconvincimento. Di autoerotismo, vai. È a terra! Le spalle davanti fanno male, vuol dire che abbiamo sbagliato. Dai. La forma, Federico! Dai! Si scalda i capezzoli questo pavimento! Dai, Fede! 10 secondi, quasi decide la vittoria, c'è qualche rapper. E Fede sta fermo gli ultimi 10 secondi. Ma sei un rapper, dovessi... Tempo! Bravo, Fede, gli ultimi 20 secondi fermo!
adesso 100 steroidi, più tappi. Steroidi? No. Ragazzi, non usate gli steroidi, vengono le teste. Va bene, dai, dai, io non sono. È qui casca l'asino! Matti, Matti. Oh. Dai, dai, subito. Luis, non mollare. Se c'è una cosa che non puoi mai fare, quella cosa è mollare. Oh mamma mia, sono proprio distrutto. Vai. Non ero più niente. Oh mio Dio. Vedi una macchina, eh. No, è un essere umano. Come direbbe Sasha Grey. Ah! Adriana! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Finito. Bebè. Volete dire una parola a caldo? Fottiti Luis. Una parola a caldo. Ha vomitato la macchina. Dov'è il mio telefono? Abbiamo perso tutti e due. Madonna, che scintille. Abbiamo perso tutti e due, abbiamo vinto tutti e due. Non vuole nemmeno più associarsi a me. È finita così. Però guarda chi vuole associarsi a te, guarda. Oh, sì. È un'ottima conclusione. La morale della favola è: allenatevi a 360 gradi per un benessere totale. La morale della favola potrebbe essere che la sana competizione è una cosa buona. Perché ti aiuta a spingerti oltre i tuoi limiti. A meno che tu non voglia sp***ere il cane. Ma è lo stesso un limite. Quindi spingiamoci. Spingiamocelo. Bello Luis questo video, le chiedo gentilmente di mettere questa mia nota audio nel video dove le farei notare che su tutte le sfide dove ha vinto lei è stato molto preciso sul dire cosa facevamo, sulla sfida dove ho vinto io ha scritto: ah beh, non si capisce molto bene quello che stiamo facendo. Lei è di parte.